Antonio, un commento per questa sentenza? No, nessun commento, guarda, si commenta da sé, cara. Si commenta da sé, nessun commento altro. Ci stavano prove schiaccianti, schiacciantissime, prove, non indizi, provissime, dimostrate dalla scienza, dall'etica, gente onesta e gente seria. E se questa è la sentenza, bene, io non la condivido, ma non perché io, come cittadino italiano, prima ancora come familiare, perché ci stavano le prove schiacciantissime di carattere logico e scientifiche. Più di così. Dopo 21 anni non c'è giustizia? Beh, no. No, ad oggi non c'è giustizia. E quanta gente che ha tuttora favorito queste persone e ha tuttora continua ad essere parte di questa ciafeca di società. La verità è ben altra. Andate a leggere, la troverete, anche voi direte, ma cacchio, ma è così evidente. C'è una borsetta che si perde nella caserma, che me che volete di più? Ha parlato il corpo, ha parlato gli oggetti, hanno parlato gli scienziati, gente, istituzione seria, onesta, e noi ci crediamo, che io sono un cittadino italiano. Per fortuna ci sono anche quelli, per fortuna. Però molte volte non prevalgono e possono non prevalere, però insomma noi andiamo avanti, perché dopo 21 anni figuriamoci se ci fermiamo di fronte a questa meschinità. Questa è una cosa meschina, che 21 anni una bambina è stata trucidata, non è stata uccisa, è stata prima con gusto sadico perverso crudelmente trucidata. E noi dobbiamo pure sentire la gente che batte le mani, che applaudisce, che si abbraccia, che gode questo grande trionfo. A parte non ci andremo mai, andremo anche all'altra parte del mondo, ma non fa niente. Purché questa bambina trovi niente, chiamiamo pace? Non è pace, perché l'hanno fatto morire imbestialita. Poi sono accorte che ci mancavano dei centimetri, ma quali centimetri? Lei era alta 1,60-1,62, la dice tutto, tutti i documenti. Che vuol dire? E se anche fosse alta 1,55, che vuol dire? A parte essere imbicciolita, perché quel tipo di morte, fare imbicciolire tutte le morti, tutte le morti. Come mai chi ha detto questa cosa non si è presentato manco qui a dirlo? Abbiamo un po' più coraggio di cercare la verità per la giustizia, no? E se rimaniamo perversivamente ambivalenti, la giustizia non la fa nessuno, perché siamo noi la giustizia. Se siamo giusti si fa anche giustizia, se non siamo giusti viene fuori sta ciafega. Questa è una ciafega, secondo me. Giù. Una situazione che... Assassini! Serena oggi è morta di nuovo dopo 21 anni. Guglielmo è morto di nuovo dopo 21 anni. Questa è la giustizia italiana. Arrivederci. Non si può fare, non si possono fare commenti. C'è una soluzione, ci sarà l'appello e continueremo a darci da fare per stabilire la verità. Quindi, la verità questa di oggi è la verità del processo di primo grado. C'è un appello, c'è una Cassazione. Andiamo avanti. Buonasera. Io non commento la sentenza perché non conosco le motivazioni. Osservo un fatto obiettivo, che a 21 anni dal delitto ancora non è stata resa giustizia a Serena. E questo fatto da un canto aggrava il patimento per i familiari della vittima e d'altro canto costituisce una sconfitta e una pagina buia per lo Stato, che nella giustizia ha una delle sue funzioni più importanti. La morte ha risparmiato a Guglielmo di dover affrontare questa ulteriore delusione, ma non ci rassegniamo. Claudio, possiamo? No. Non vuole rilasciare dichiarazioni? Adesso
Ma sicuramente faremo l'appello, sicuramente, perché non è questa la verità e non è questa la giustizia. Loro la verità la sanno, la dovrebbero avere il coraggio di dirla. Devono dare giustizia a due persone che non ci sono più, e Guglielmo anche sta ancora aspettando. Si starà sicuramente rivoltando dalla tomba. Non è così che doveva finire. Le prove ci sono e andavano valutate quelle.